Scusatemi, che cazzo di odori strani questa webcam oggi? Non lo so. Ma Per il ritardo, ma ho ingurgitato il mio. come? Con parole Ingurgitato. tue, Ho ingurgitato il mio nasello fatto al eh? Hai vapore, ingurgitato il diciamo. nasello, ho capito. Ho ingurgitato il nasello e non il pisello. E i miei fagiolini verdi. Tutto molto lesso e molto scondito, senza sale, senza olio, perché mi sono dimenticata, ma non c'avevo Non tempo. si dice sciocco in toscano quando è poco. Sciocco, come lei, prof. Magari ti ingozzi. Aletrom, grazie mille per il resub e bentornato per il quarto mese all'interno Amore! dell'antro. Oh. L'ha dedicata a me, però, il sub, prof, Ah, attenzione. Ciao, cuori godo. miei! Ciao, stelline. Cos'è questo capello liscio? Raga, sono stata dalla parrucchiera, sono pazza. No, sì, Sembro una ma ragazza, vero? ti stai facendo tutta bella adesso che arrivano le feste, che devi fare anche lunedì la maratona. Sì, Ti capito. stai tutta Sicuramente lo sento per preparando. quello. Hai No, fatto no. pure l'evento con J-Taz da Joe, eri tutta fiu Da, fiu. l'ha Ho visto? visto un pezzettino. È stato molto Però divertente. penso La di aver cosa più. visto il momento più cringe. Spero che fosse il momento più cringe. Dove c'era J-Taz che cercava di imparare, di indovinare le canzoni. E non ne sapeva Posso neanche mezza. garantire che il momento di J-Taz era tutto cringe, sì, perché continuava a essere sempre la stessa cosa, ovvero lui con gli occhi chiusi che faceva questo. Non ne hai indovinata una? Spoiler, non ne hai. Sì, Poche, ma anche molto poche. canzoni che, dicevo, le sapevo persino io, tipo quella dei Finlay. Cioè, canzoni che No, no, purtroppo no, no. ci sono rimaste incise nell'anima, volenti o nolenti, il traumi. No, non lo so quale, Cioè, come si dice? Stropol, ragazzi, cioè, una canzone hanno fatto i Finlay, penso. Sì, No, qualcuno in Finisterre. più l'hanno fatta, Sì, ma tutte uguali che identiche. conosciamo è quella. Che c'era la pubblicità, cos'era del sai che bon? No, cos'era del Maxi Bon? Regà, Diventerai una star. non conosce neanche le canzoni dei film, cioè della Disney, perché c'era la casa di Topolino a un certo punto e l'ho indovinata io. Ma la cosa. Olè! Sì, perché io. Millantatore J-Taz, possiamo Vinto il dirlo? Cioè gioco, Kamigawa. lui ha voluto fare lo spareggio per il meme, per dire vediamo se nello spareggio avrei vinto, e ha perso pure quello, cazzo. Cioè, si è proprio scavato la fossa da solo, da cima a fondo, da cima a fondo, incredibile, incredibile. Comunque, voi come state? Di che stavate parlando? Sì, esatto, roba, diventerai una star, Sì, proprio quella. quella. Ma quella, cioè, la sanno tutti, purtroppo, però è quella. A me piacevano i Dari, senta, prof. Che Oddio, come Oliver sei diventata. Tu non lo sai, vorrebbe dire? Io Oliver the prendo comunque. Cowboy è tipo una delle sue band preferite, sono i Dari. A Cazzo, i Dari, prof, non me li può casa mia toccare. ci si fa di fantasia. Cioè, attenzione, i Dari non me li può toccare. Ora i Finlay, ok, ma i Dari sono intoccabili, Che cazzo. poi in realtà sembravano quindicenni, ma in realtà c'avevano tipo 30 anni passa per gamba. Sì. E ha Ma adesso tipo hanno anche rifatto la mia canzone, ovvero Vale, perché insomma vale tanto Vale, una risapita nel versione mondo. hardcore l'hanno fatta. No, l'hanno Più. fatta con una nuova band mo molto recente, band italiana, molto punk, che si chiama La Sed, miei fratelli, ed è bellissima, è veramente incredibile. Comunque vabbè, J-Taz è un pippone mega galattico e io sono la numero uno, questo ricordatevelo sempre, Ah, ok? condivisione informazioni sui ban, limitato. Kamigawa è bannato da J-Taz. E tu non lo sai, Aia. ma tra streamer possiamo mettere in comunione la lista dei bannati. E se lo fai, quando un utente bannato in uno di quei canali con cui hai condiviso la lista viene nella tua chat, ti esce l'avviso. Condivisione informazioni sui ban. Quindi non so nemmeno se. Cioè, voi il chat leggete Kamigawa o viene Io no. automaticamente ghostato? Io non lo leggo. Ah, viene automaticamente ghostato? Magari sono pazza, però io non lo Ah, si leggo. gode! Come si Mio fa? cuccioli, ciao, amici. No, no, io non so, non sarei. Si gode tantissimo! No, Sì, no, no. condivisione informazioni sui ban limitato! Quindi lo posso leggere solo io e i moderatori! È tutta Ma sei colpa di potere, prof. Emalau! Si gode, si sboccia tutto! Eh sì, quindi ragazzi, attenzione perché se c'è. Anzi, non. Potremmo farlo anche con te, Nascina, ma tanto tu chi banni? Nessuno.
Vanno solo quelli che mi chiedono le tette, prof, quindi non penso che a lei possa interessare, Sì, cioè tanto oggettivamente. quindi non verranno mai nel mio canale se dici No, anche questo. perché i peggiori sono della mia chat, cioè sono la mia community, quindi ecco, tipo Tommy C, capito in che senso? Olè. Oh, mi dispiace Kamigawa. Beh, saluto. Ma e non lo potremmo mai leggere? Sai che non so come si faccia, perché io provo a cliccarci sopra, mi Capito, dice... Non Ale? si Cioè. può! Come si fa? Chat in privato, nuovo, no, non si può! Ciao Falcon, Gli ciao do il amore. permit, forse col permit, Ale, ma dura solo un tot. Concedo la scusa. moderazione. Eccolo, adesso lo vedo, adesso lo vedo. Ah, allora l'ha fatto sicuramente un moderatore. Adesso lo vedo. Ok. Che cazzo vuoi, grana, porca maiala, povero Kaiser, se lo meritava. Infatti, vedi, non è più tornato a disturbare nessuno. Ti permettere di toccare mio fratello Kaiser, ok? Ma infatti Kaiser Comunque. dopo non è più. Non l'ho più visto, eh. Perché non gliene fregava un cazzo di voi, era molto facile. Ma in realtà neanche Ah! Ma io, però vabbè. in che senso? Ogni tanto passava anche da me, però vabbè, non Ah! importa. Che di che stavate parlando, prof? No, Che dite? Che che cosa questa è non stata la dite? settimana dei podcast per questo Vero? canale. Cioè, tutti i tipi di podcast che ho mai fatto in questi anni li ho riportati tutti sta settimana qua. Così, come regalo di Natale anticipato. E Che abbiamo carino, prof. fatto l'intervista con Yoshi. Abbiamo fatto ieri con Masella e Oliver il solito podcast 1980X. Avevi partecipato anche te una volta. L'ultima volta, mi pare. Domani con Johnny Creek, oggi con te. Domenica con J Taz e Franchino. Devastante. Domani con Johnny Rick. A Domani con Johnny Creek perché è pazzo. che ora? Ok, Al solito. questo orario qua. Per forza. Ok. Sì, so che tipo io il sabato odio fare qualsiasi cosa, però se Vabbè, non ci ti sta, becchi con dai, ci Johnny sta, Creek prof. quando ti dice che ha tempo, non lo vedi mai più. La Ci sta, ci sta. E domenica che cosa c'ho? Non ho capito. roba con J Taz e Franchino che si metteranno a parlare di Guardiani, Marvel, cinema, roba Sì. del E genere. lei si rima Speriamo. le unghie nel mentre. E io spero di non fare assolutamente nulla perché dopo sta settimana mi mettono nel mogano. Oddio, prof, una Ah, ma tu volta fai, che sa ma tu fai qualcosa. sempre un anche te partecipi a qualsiasi cosa, una scena, e fai la sarabanda con Joe, qua il talk con me, insomma. In genere, tanto interessante, sai, nel senso. No, sì, so da come il cazzo, prof, so ovunque. Ma non è vero, ma lei dice Ah. stronzate. Lei dice stronzate. A parte è vero, grazie Riste, so pazza innanzitutto. Poi non è vero, in realtà tante cose dico di no molto spesso, ma perché fanno tutti la sera, io la sera non c'ho cazzi. O la mattina so lavorare, porca maiala. Piacerebbe, guardi, io fosse per me farei solamente questo, perché a me piace un sacco stare con le altre persone. Cioè, Sì. molto più che da sola, e molto più che nel mio canale. Cioè, io ho già l'ansia per la maratona. Per Ah sì, gli perché? ospiti. Ho un Ma è botto quello che ti d'ansia. dico, perché ti stanca manetta questa cosa qua. Cioè, dover correre. Cioè, penso che l'abbia saputo, cioè, l'abbia vissuto anche tu, no? Mentre organizzavi sta roba qua. Contattare tutti, castrarli tutti, fare le robe per tutti, tener Allora, conto. dirò una cosa, dirò una cosa. Spoilerci tutto qui tra di noi. No, col cazzo, non Cosa hai esiste. detto finora? Che se Non no, ho detto gli magari. ospiti. Non ho, Ok. in realtà, cioè, ho messo il programma ma senza gli ospiti, perciò si sa tutto quello che verrà fatto, tranne il menù che farò con mia madre e gli ospiti che ci saranno. No, c'è cioè da dire che i due talk me li hanno praticamente fatti Falconiere e Risorto, i miei mod. Ah. Cioè, allora io avevo gli argomenti in testa, però siccome è un periodo dove veramente non riesco a ragionare, diciamo che le domande, insomma, poi le cose più Allora approfondite. lo facciamo un bel applauso a Falconiere. Qual è l'altro? Il Risorto, Falconiere non hai fatto un cazzo in realtà. Falconiere innanzitutto stava giocando a GeoGuessr e stava disegnando se stesso versione puffetta. Bene. Molto ridere, Oh, hai dei molto ridere. collaboratori in Ashira praticamente, dei redattori. Loro mi aiutano un botto, sì, no, loro mi aiutano un Vedi? botto. Io Sì. Non. sempre Ma qua, sempre solo. perché c'ha, chi cazzo c'ha come mod, prof? A Tommy, parte il c'ha il Tommy è master. santo. È Vabbè, vero! il Masseo moderatore effettivamente fa tanto.
Vabbè, il Tommy, porino il Tommy, ma non lo vedo quasi più il Tommy, tra l'altro. Vabbè, sta facendo l'uni, Ah, probabilmente. studia, eh? Il prof sarà ospite? C'è il tic? È il Sì. nasello che sta uscendo? No, l'altro sono strapiena. Comunque sì. Lurizziva, analizzami, tool, pippega, joe e yoman. No, no, sì, no, no, no. C'è solo il prof di quelli che hai nominato. Sono tutti ospiti molto nuovi. Ma Noi vabbè, succhio lì. glieli diamo anche i consigli, è lei che ha la testa dura. Ah, io gli unici consigli ultimamente che ho seguito vostri è andato tutto malissimo. Ho contattato le persone che mi avete detto voi, manco mi hanno sono degnati di darmi una risposta. Poi cos'altro mi avete consigliato? Mi dite, cioè tipo Vampire Survivor, non mi avete detto che c'era l'estensione della chat, altrimenti l'avrei fatto. L'ho visto ieri dal Fazzone che si può giocare con le scelte. Sapete che io ho sempre portato quei giochi lì dove c'è l'integrazione con la chat di Twitch. Non mi avete detto. Adesso che lo so, lo comprerò. No, Vabbè, prof, non c'è bisogno però di piangere, ho veramente. capito sempre. Lei deve seguire quello che ci diciamo noi. Deve seguire quello che diciamo noi. No! Lorenzo, ciao amore. Secondo me l'editoriale lo fa lo streamer, cioè alla fine i consigli sono sempre ben accetti, ma alla fine è lo streamer che decide. Certo. Vabbè, per esempio, io ho organizzato tutto, ho scelto gli ospiti, c'è un momento dove il risorto, che è il mio mod, è particolarmente fanboy, perché uno dei due talk, lui è particolarmente fanboy delle persone Ah! che Che ci saranno, non lo so manco esatto. io, quindi. No, lei non le sa quelle persone, Azz, ma sono e persone quindi lui. clamorose, puoi dire clamorose. Sono tutti clamorosi, lei compreso per me sono Azz. tutti clamorosi, dal primo all'ultimo. Puoi dirmi, sono belle donne? C'è. Ci sono delle belle donne, sì, Ah, e non sto ecco. parlando di me, io sono un bel ragazzo, Ok. ok? Ci sono anche delle belle donne, assolutamente sì. Ma io ce l'ho con la scuola del 2016, ragazzi, che state di... Quando farete una serie Hope in un videogioco? Insomma. Ah. Il prof gioca a dei giochi di merda, regà, cioè, Ah, parliamoci bene. chiaro. Tipo Genshin. Ah, uno dei giochi più giocati al mondo. Vabbè, dai, anche oggi. Mi fa Manca cagare. solo che citiamo Yoman. No, è già stato citato, no? Negli ospiti, Non da quindi. me, Ok, non è a da me. posto. Quindi, un'altra Colpa di Gaia. spunta. Ma insomma, prof, allora che cosa mi dice ad una settimana dal Natale? È gasato? Devo Si ancora vede fare i dalla faccia. regali, dai, Nashira. Ma ed è vero, settimana prossima è già Natale, fammi vedere. Sono proprio io, Tommy. Sono proprio io. Sono proprio io. Isaac, ma no, ecco, esatto, sì, Isaac, no. tra l'altro, toccherà riportare. Sì. Oh, Non vedo l'ora. domenica è Natale, domenica prossima è Natale, Eh ragazzi. sì, È una professore, spero che settimana al Natale. sia Mamma pazzo mia. No, organizzato, per niente. Nel Adesso pieno. lascerà l'ansia da prefestiva. Ma come l'ansia prefestiva? Ma che dici, prof? Perché io sono il caso che a una settimana del Natale devo ancora fare tutto. Devo ancora organizzare tutto e far tutto e disastro. Io ho già tutto estremamente organizzato, invece. Tranne due regali. Mi mancano solo due regali e poi sono in cima al mondo. Sì. Quello per me Quello per lei e quello per la mia migliore amica. è quella che hai buttato nel kayak. È sempre lei? Mi sa che il suo regalo. Lei per me ha scritto Babbo Natale di non volere regali da te quest'anno. Prof, ma lei potrebbe essere quasi importante per me in questo Quasi momento. importante, lo metto sulla Quasi. carta d'identità. Sì. Quasi, Grazie, quasi anche importante. Anche su per Twitch lo potrei Nashira, però. mettere. Ci scriva per chi, perché, cioè, Vabbè. insomma. Ma glielo chiederò dopo, glielo chiederò dopo. Ciao Steve, ciao Potreste, sai amore. cosa potresti regalare? Un bel box delle carte flashback della lore. Tutti quelli che Assolutamente. l'hanno comprato sono trovati proprio soddisfatti. No, No? non lo so, c'è stato chi l'ha comprato e ha ricevuto grandi scammate, che all'interno ha trovato i quantitativi minimi garantiti, tipo di rarità delle carte. Vabbè, Ah! ho capito, succede, dai, no? Ma io non ho detto nulla, Tommy, riguardo i moderatori. Non capisco, chill. Cos'è sto nervoso prefestivo? Non Ci litigate, non mancherebbe. litigate. No, non ho Comunque, capito. vabbè, a parte questo, non sono per le carte in generale nella mia vita, tranne gli album della Hope, tipo quello del WWF.
I fruities, tipo quelli dell'LSU. Quelli mi piacevano un botto, poi le carte no, assolutamente no. Però io ho visto che la gente era molto entusiasta invece. Io ho avuto ottimi feedback. A me, guardi, piacerebbero solo esclusivamente per... Cioè, a livello artistico, che cazzo non sono quelle carte, perché so pazzesche. Poi per il resto, con tutto il rispetto del mondo, non mi interessano. Sì, Ecco, ma come non vabbè. mi interessano i Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Azz. One Ma Piece e il cazzo, quella roba là. cosa Però parli ecco. sempre nelle tue live allora, Nashira? Incredibile. Non parli di manga, non parli di anime, Uno non parli. spacchetto. Non spacchetti, non hai questo. Non hai collezionismi. Tu collezioni qualcosa? Tristezza. vabbè, Madonna. Ben 26 anni. Benvenuto in questo talk, Nashira. Adesso capisco perché. Vabbè che Quando no, io avrò... prima hai detto che questo è un periodo in cui non capisci niente, adesso capisci, cioè adesso ti spiega tante cose. Che succede, Nishira? No, no, l'unica cosa Ah, che ciao, posso l'unico. dire colleziono sono i Lego, le Lego, cioè... Le I Lego o le Lego? Lego, però mi stanno rompendo il cazzo e sto imparando a dire i Lego, perché se no mi fanno due palle così. Anch'io dico i Le Lego, Lego. sì, le Lego le vorrei collezionare, il problema è che un set costa minimo 75 euro, quindi c'è cioè, una collezione molto lenta, con calma. Devi Però quelle di cominciare a Harry Potter... taggare Lego su Instagram, Non funziona, collaborazioni. prof. Hai già Non... provato? Sì. Non funzionato. Non ha funzionato. Stropolicciato. Aspetta che vado. Mi era Va caduta l'auto. in cantina? No, mi era caduta l'autostima. Aspetta. Adesso l'ho raccolta. Come sempre. Lei invece è collezionista, lei colleziona qualcosa. Beh, i manga. Troppo. Troppo. Io Davvero? colleziono monete, manga, vinili, libri. Tutto colleziono. Accidenti, CD, prof. musica. Sì. No, Che bello, no, molto bello, non è molto bello. bello. C'è qualche trauma probabilmente infantile che mi porta a questo collezionismo ossessivo. Però, Benvenuti grazie a in Dio, questo da quando talk. vivo da solo e mi devo pagare le robe, molto meno perché non c'ho più una lira. E quindi si è ridotto notevolmente non la mia voglia, ma la mia possibilità di collezionare cose. Insuccessi, colleziono anche un sacco di insuccessi, quello è vero, grazie ragazzi, su Twitch soprattutto. Anzi, Ci sta. quanti vinili ha? È un po'. Non ho una grandissima collezione, ma selezionata. Cioè, ho tipo il primo a vinile, non so, dei Dinosaur Junior, quando ancora avevano un altro nome, Nevermind, non so. Siamo in Dream dei Smashing Pumpkins, non so. Bello, bello. A Source Full of Secrets dei Pink Floyd, cioè, cose così, cioè gli No, sì, album che poi mi piacciono a me. i bicchieri della birra regà solamente gli sfigati, come i bicchierini da shot, cioè che vai nei paesi e ti compri il bicchierino da shot o le calamite, cioè piuttosto ammazzatevi, non lo so, consiglio da mia, Ah, cazzo so. vabbè. Cioè la mia migliore amica è collezionare le calamite, c'ha il frigorifero che è completamente pieno, mi viene da sboccare tutte le No. volte che lo vedo, quel cazzo di frigo di merda, mi fa incazzare, cazzo. Olè, vabbè. Però sa che cosa collezionavo quando ero piccola? Le Cosa? palline con la neve, che sono una merda anche Volevo dirlo quelle. anche io. La madre di una mia amica collezionava quelle robe lì. Ma Ovunque andasse andava a prendere queste palle qua ce ne di avevo tipo 270, una roba incredibile. E scrivevo il numero sotto a tutte e la data, cioè tipo l'anno in cui, perché me le portavano. Ma le avevo veramente da ovunque, dallo Sri Lanka, dal Siringeti, dal Olè. cazzo. Poi dal Serengeti le palle di neve Poi le ho proprio mai buttate tutte via. viste. No, no, esistono. Poi le ho buttate Ma tutte via. come Che le buttate via? Ma cazzo ci fo, prof, con le palle con la neve finta? sai, ma cioè, le rivendevi? C'è un sacco di gente in realtà che le colleziona, Non so fare eh? business. Il business! Vabbè, next time it doesn't matter. Non importa. Però poi ognuno colleziona quello che gli pare. È Sì. proprio una roba del collezionismo che tu cerchi sempre qualcosa. Ed è sempre quello, il pezzo dopo. Cioè tu ottieni un pezzo della tua collezione, da aggiungere alla tua collezione e stai già pensando a quello successivo. È sempre questo, non so, tendere all'infinito verso questa cosa. La collezione non è mai completa, secondo me. E No, questo è il no, è vero, è fatto. vero, è vero. Ma è per questo che io evito. Cioè, per esempio, anche le carte. Io quelle dei Pokémon le ho,
della prima e seconda edizione, se non mi sbaglio. Tra l'altro avevo anche quelle mega ultra wow, cose così. Poi ho scoperto che mio fratello l'ha vendute Olè. perché è arrivato solo qualche anno prima a me, perché sennò l'avrei fatto io. E a me piaceva un sacco, però so già, vaffanculo Eugenio, però hai Olè. ragione, eppure mia mamma. Però so già che se riprendo in questa cosa spendo troppi soldi. Spendo troppo. Anche le Yu-Gi-Oh! Cazzo, c'ho 200 valigie di carte di Yu-Gi-Oh! Vedi? Però non. Vabbè, quelle le compravo con mio fratello. Poi eravamo pazzi e lui si è giocato, penso, 10 anni di vita a Yu-Gi-Oh! Tutte le estati, tutti gli inverni, dopo Ah, però pranzo, perché eravate sempre. competitive players. Sì, ma appunto, cioè noi per Olè. Che giocare, non per collezionare, basta. mazzo Col cazzo, avevi? Eugenio. Tipo il tiranno dominatore delle tempeste? No, io avevo quello di zombie e quello di ingranaggi antichi. Mio fratello, Azz. normi del cazzo, quello di draghi, di buona roba, tutto oscuro, non mi ricordo neanche più come si Tutto chiamano. scuro? Sì, palese, Franchino, ciao Franchino, amore mio. Però sì, ma ce l'ho ancora, eh. Cioè, tipo, ce l'ho, i miei mazzi ce l'ho lì dietro. Dove Oh, ma cazzo sono? tirane fuori uno, dai. Ci Riprendo il mio, vi faccio vedere il mio. sta. Allora, dovrebbe essere questo. Vedi qua quante cose si tirano fuori. Nel mio deck box con le finte borchiette. Mamma mia! Ma semmai, sì. Allora, quelle di mio fratello sono tutte con le bustine, le mie col canzo. Dai, in busta quelle carte! Pessima! È la prima. Costa 5 lire quelle buste. Madonna, Che tilt queste robe qua. Dai! Oh mamma mia, rido tanto, tremendo! State Insomma. zitti, ciucciacazzi. Mangia merda, ciucciacazzi falliti. Scusate, ma lo devo fare. Un piccolo VAR. Tranne del manga, poi sono io, mi hai descritta. Allora, aspetta, Rido tanto 23. Scusate, vuoi una scena, ma quando ci sono i geni, fermatevi. Dov'è? Vedere, prof, assolutamente. Allora, io ho già delle idee, però. In che senso? Quando ci sono questi fenomeni da baraccone, prima di tutto si sa subito che sono degli smurf disgustosi. Infatti, chi seguirà mai Rido tanto 23? Toon Blur! Ok. Tra l'altro il 6 luglio 2022, tra l'altro è uno di quelli che è appena arrivato su Twitch. Complimenti. Toon Blur, Frenesi, Marza, Manuzzo, J-Taz, viva la Fazza. Ho capito. Rido tanto 23. Anche il tuo psichiatra ride tanto quando ti vede, mi sa, Rido tanto 23. Ripetiamo, Blur, Frene, Marza, Manuzzo, J-Taz, viva la Fazza. E poi uno Beh, non deve succede. citare il reparto di oncologia, ho capito, ho capito. Un Comunque, saluto, rido tanto, abbiamo riso tanto effettivamente. Un fratello. Oggettivamente tutti i canali che seguiamo tutti, quindi. presso a poco, dai, Prezzo a presso a poco, poco. chi più, chi meno. Comunque, e niente, vabbè, io mi sono fermata col collezionismo perché io poi divento matta e spendo soldi. Anche i fumetti avevo iniziato a leggerli, mi piacevano. Però ho subito detto basta perché poi io I ci finisco i fumetti soldi. è effettivamente una roba molto costosa. Cioè, è la tipica cosa che leggi, non leggerai mai più nella vita e la metti proprio sullo scaffale a diventare suppellettile, come un vaso. Una roba così. Cioè, Letteralmente. E quindi occupa sì. tanto spazio e tanto denaro. Sì, soprattutto denaro. Sì, Cioè, cazzo, perché io lo ne ho so. pochini, però. Quelli che ho l'ho pagati tipo 6-7 euro l'uno. Porca maiala, sono 10 Oh, Arcadia pagine. Caffè, grazie mille per il ride. Devo inventarmi un modo per far apparire le robe su schermo, se no non me ne accorgo mai. Grazie mille, Arcadia, benvenuti. Benvenuti in questo talk ambiguo. Saluta. Stronzo, però. Conosci tu i Ciao ragazzoni di Arcadia! Arcadia Caffè? Ciao stelline! Sto Sto a parlando di fumare! collezioni. Mettiamolo! Ma perché poi fanno casino? I miei sono tutti cacciaroni. Perché io di solito a me piacciono gli alert cacciaroni che fanno Sì, ma casino. può tranquillamente abbassare il volume per se stesso. Poi gli spiego come Poi funziona il spiegami. volume. No, perché io tutto insieme sono un'unica traccia, quindi.
Vabbè, lei è pazzo. Siamo dovrei andare su StreamElements e pensare di abbassarli uno a uno. Non ci voglio, non lo farò mai. Ambiguo perché c'è una Shira? Anche. Altrimenti non l'avrei mai chiamata a fare da ospite co-conduttrice di questo format. Ma anche per gli argomenti. Chi l'avrebbe pensato che Nashira fosse una collezionista di carte di Yu-Gi-Oh? Che avesse un passato di avevi tipo, credo, nel cuore delle carte? Assolutamente sì. Tipo, ma tra l'altro, ogni volta che mi spostavo da casa, perché anche i miei amici ci giocavano, io mi portavo sempre dietro il coso, come si chiama? Tipo, ora mi viene una parola oscena. La tovaglietta, la cosa dove c'era il posto delle carte. Sì. Ho capito. Non so come si chiama. Oddio, quello per posizionare le carte. Sempre. Quello e le carte sempre in bocca. Ma c'era sempre, il commercio, vabbè. Tipo anche quella roba che attaccavi al braccio, come quello di Yu-Gi-Oh! Vero che. Sì, c'era però. Purtroppo era una bambina molto piccola senza i propri soldi. Quindi. Ah, ok. Comunque ringrazio Dimas per i 44 mesi di Ersub. Grazie mille, Dimas. Bentornato. Ma oggi ha fatto i miliardi. Ma che succede? È pazzo. Neanche lontanamente una normale stream di Nashira Twitch. Azareus con i 27 mesi, ma si gode. Ma quando non ci sono gli alert, sono pazzi. Sono tutti pazzi da scatenati furiosi. Oh, fallito, saluto Chris, Snitch, Uga Buga, Sushira, Frili Mortaci. Ah, sono io, Sushira, sono proprio io. Bene, sì. Grazie ragazzi per questi messaggi di resub. Chi lo dice ad Azza che hanno sbannato lì? Azz. Ci sta. Non però io giocavo solo con i miei amichetti e solo nel mio paesino, perché a Siena non c'era questa cosa. Era una sfigata, ecco. Ero non aveva attecchito lì nel senese la... No, prof, loro solamente giocavano a chi aveva più soldi nel borsello. Ah, okay. Cioè, mettevano sul tappetino, anziché le carte, mettevano le banconote e vedevano chi c'aveva quella più grossa, più o meno funzionava. Aspetta, io mi immagino questa Siena rossa, tutti del popolo... Tutto estrema sinistra da sempre lì. Ma son cazzo, prof. Tutti borghesi, comunisti con Rolex, mi stai dicendo. Sì, tutti borghesotti. Anche chi non è borghese, però è borghese. Cioè, nel senso, c'è la gente che pur di avere la giacca uguale a tutti gli altri, capito, non mangia. Grazie, grazie per il grandissimo abbonamento regalato a Dark Shadow, tra l'altro, i 100 bit pippoli. Di Zennino, dai e treni. Ok, si vede che comincia l'aria del Natale qua, stanno tutti focosi. Godo, prof, se lo merita, si merita tutti i soldi di questo mondo. Lo penso esattamente anch'io. Comunque, e viceversa, lo devo dire, e viceversa. Grazie, proprio grazie io. Mille. Apprezzo tanto. Vabbè, non accetto. Come sono andati comunque questi podcast in questi giorni? Io ho visto solo quello con Yoshi. Io preferisco che siano gli altri a dire com'è andata. Cioè, io vivendoli molto bene. Cioè, uno dei motivi di tensione di solito è, sai, è come far partire la roba, rompere il ghiaccio, riuscire a intavolare un discorso fluido dove non senti quella roba che ti devi infilare a cuneo per mandarla avanti, devi tirare. E per fortuna era tutta gente che bene o male conoscevo da anni. Yoshi lo conosco da tempi davvero mitologici, dal 2016, per cui è un ragazzo che magari non si vede, ma ci conosciamo davvero da tantissimo. E quindi è stato molto facile, anche lì è andata molto bene. E sai, qua, soprattutto con gli streamer che fanno determinate cose, avere un clima colloquiale, cioè tranquillo... Perché, casual nel chill. Sì, perché diciamo che di solito stanno tutti sul chi vive. Cioè, no, non ci vado, ma chi sono questi? Poi chissà che mi chiedono, sono matti, non c'ho voglia, non mi voglio esporre, capito? Ti dicono anche facilmente no, ti ghostano. Quando invece mezzo li conosci o comunque sai chi sei, ti conosci da una vita, sai tutto il percorso che hanno fatto, perché ti conosce da una vita, e invece si lasciano andare molto di più, molto più facile, saltano fuori un sacco di belle cose, ha detto cose tipo unexpected, il bitcoin, che farmava bitcoin, che c'è tutte queste robe qua, chi le sapeva? Quindi è molto bello.
Sì, delle cripto, al momento delle criptovalute stavo ascoltando, sì, poi vabbè, lurcavo, nel senso, facevo le Vabbè. mie cose. Palesemente Argentina e Croazia. Mi Ma la faccio il Croazia non l'ha già pronostico. perso, non lo so. Cazzo ne so, prof, ho detto due nomi a caso e mi sono saltati all'occhio, non lo so. Comunque, oh, una volta ho effettivamente detto in live il pronostico, secondo me, di una partita dove non conoscevo neanche le squadre. Un mio amico, insomma, ragazzo della community, ha giocato la schedina, non so come si È dice. sbancato? E ha vinto. E Quindi ta... c'è il sesto senso nei miei semi, Oh, ragazzi, quando si quindi. vince, No, restituire, no, mai. Vabbè, mi regala quante sub, quindi un buonissimo. Olè! Ma sai, ne parlavamo giusto ieri con Oliver nel pre-stream, un Sì. piccolo dietro le quinte. Che lui diceva, ma sto vivendo molto chill, insomma, Oliver, c'ha 12 lavori, insomma, adesso Cazzo, sì, davvero. streama solo il weekend, tipo, adesso, e siamo riusciti anche lui a beccarlo proprio per il rotto della cuffia, perché poi c'ha mille robe, eccetera, e fa, guarda, adesso ormai non uso proprio un hobby Twitch di qua e di là, perché, sei un canale di quelli che, c'hai chi ti sostiene, mille sub regalate, eccetera, se no è dura, e faccio, guarda, o sei un grandissimo... O hai delle grandissime qualità, insomma. Esattamente questo. Quindi, come mi sta collocando? Mi scusi, prof. Ah, Sei una grandissima. ecco. Altrimenti non saresti qui. Ma no, ma vabbè, questo ragazzo in particolare le regala per il meme, cioè ogni volta gli viene Oh, in per mente il questa meme. cosa. No, no, è vero, infatti sarà 100 sub regalate da quando è nel canale, perché lui ha la cosa che ogni volta che mi chiedono perché urli, cioè tutte le volte che arriva l'utente X e scrive perché urli, lui regala la sub. Ah, oh, bello, vedi che bello installare questo tipo di giochetti all'interno della community? Ha Da solo, voglia, però vedi? fa 8 ridere. Però milioni fa di IQ ridere. nascere da Twitch, vedi? Sono quelle cose che... dobbiamo inventarci qualcosa anche noi. Ogni volta che uso un verbo, ragazzi, potete donarmi un sub. Facciamo così? Esagerato, prof. Starà forse Beh, ogni esagerando. volta che Chissà. urli è la stessa cosa, No, allora. non ogni volta che urlo. Ah... Ogni volta che arriva un utente nuovo che scrive perché urli. Che in realtà è molto più frequente di quello che vorrei, ecco, però vabbè. Vabbè, dai, Ma vuol dire che insomma. Vuol c'è ancora tanta gente che non si è abituata. dire che c'è tanta gente che ha sempre bisogno di romper cazzo, prof, cioè nel Vabbè, abbiamo senso. appena salutato il nostro caro Rido amico tanto 23. 23, per cui un Nel mio cuore per sempre. grande. Sì. Che Esatto, Azza, questo potrebbe poi, essere un ridendo scherzando, bellissimo non lo so, meme. ma sarà molto presto bannato da tre quarti dei canali in cui è follower, quindi si ride. No, però se non gli dà la possibilità di scrivere nelle chat dei suoi streamer preferiti è un po' cattivo, eh? I suoi idoli virtuali, insomma, sono importanti. Carbone per Natale a Rido Tanto 23. A parte che il carbone lo porta Befana il 6 di gennaio, però insomma, va bene uguale. Non lo porta Babbo Natale, no, prof, non andiamo, cioè nel senso, Sono cose importanti, certo. Non fate ridere, sappiatelo, non fate Cosa è successo? assolutamente ridere. Sono un po' Ah. stronzi. Ma non fate ridere. Comunque, io volevo dire qualcosa prima. Volevo intavolare una simpatica Ah, conversazione, ma me ne sono dici? dimenticata. Eh no, me ne Vabbè, sono dai, dimenticata. Nashira. Sforzati. Vuoi Dice tu. parlare? Non so. Io finisco il discorso da che mi hai detto dei Sì, podcast. ecco. La cosa, Certo. cioè, la cosa che un po' mi ha salvato a questo giro è che è più o meno tutta gente che già conosco. E quindi è molto più facile, secondo me, riuscire a organizzare delle robe. Ma quello secondo me sempre, Perché so in cosa generale. fanno, so come sono, come si comportano e possibilmente come possono sinergizzare tra di loro, eccetera. È una cosa che ti dà molta più tranquillità rispetto che buttarsi al buio, come magari in altri format avevo fatto, dove magari mettevo insieme persone eterogenee sperando di trovare la ricetta, no? Alcune volte è andata bene, alcune volte un po' di meno. E ti togli un sacco di ansia. Perché sai già che magari non devi star lì proprio col taccuino a segnarti, a scriverti tutto il palinsesto, tutte le robe, ma sai che bene o male te la puoi gestire. Sì, i Perché è discorsi si molto creano. più colloquiale, perché io stesso, come se parlo, boh, con, appunto, Sì, è una normale. chiacchierata Sì, come che questa. potrebbe, Esatto.
tranquillamente a venire fuori da Twitch. No, no, assolutamente. L'unico problema è riuscire a far sentire comunque i ragazzoni che ci seguono partecipi. Quello è sempre un strano, perché comunque siamo su Twitch e la gente, è vero, molti lurcano, eccetera, però è anche bello quando c'è interazione, no? Sì, Che io magari sono tu sempre. voi parlate di una cosa e la gente commenta e magari diventano l'utente in più, cioè l'ospite in più, aggiunto. Quello è No, difficile. quello di sicuro, però io sono sempre. C'ho sempre l'ansia di fare queste cose con gli ospiti, perché io non riesco mai a parlare con la persona e seguire tanto la. Cioè, non che non riesco a seguire la chat, però magari non riesco a rispondere alla chat. Cioè, io vedo magari persone, ora non mi viene in mente chi potrei seguire che fa cose in comune, tranne noi, sinceramente. Però magari c'è qualcuno che mentre sta chiacchierando con un altro, cioè io in questo momento sono in live, dico, dalla chat mi dicono questo, ci sono le persone che lo fanno. Io non riesco, perché mi sembra sempre di rompere il discorso, non lo so, però allo stesso tempo io leggo, cioè leggo sempre, Dipende. anche adesso la leggo sempre la sua Ma sì, chat. ma tutti leggono sempre la chat in realtà. Questa è una grande verità. Sappiatelo voi della chat. Vi leggono sempre, anche se non fanno finta, ma vi leggeranno sempre. Però un conto è se c'è uno che scrive qualcosa inerente a quello che sta dicendo. E allora ce lo puoi inserire. Un altro è che tu stai parlando di cose e poi leggi, che ne so, Maggi che parla di tutt'altro, no? O Azzareus che si mette a parlare di Pokémon Scarlatto. Faccio degli Beh, lì si esempi dà un così. occhio e si va avanti, si va avanti. No, è triste perché sicuramente questo vuol dire che la chat Esatto, non è falconiere. all'interno del discorso. Coglione, sei falconiere. È triste perché magari la chat non si sente all'interno del discorso, però, vabbè, d'altra parte. Però d'altro canto tu sei lì a dargli qualcosa. Cioè, spiega che tu stai dando un contenuto, cioè non solo la chiacchierata tra me e te, ma che ci sia un intrattenimento, qualcosa di interessante. No? Sì, noi vi leggiamo sempre, ragazzi. Stai tranquillo, Zennino. Sì, no, ma io ogni volta che vado in qualche live o comunque che faccio una mia live, anche se non rispondo, leggo sempre. Vabbè, poi per noi la chat è fondamentale. Secondo me, sa, prof, è proprio questo. Cioè, a me personalmente, è questa una cosa che mi blocca tanto nel fare le cose con altre persone da me. Perché ho sempre paura di metterli da parte. Perché non ce la fo a rispondere anche alle persone. Io ho fatto un paio di live con Billy Bella, non so se sapete chi è. Sì. E lei, per esempio, quando facciamo live insieme, risponde sempre ai suoi. Io ai mai miei. Devi imparare qualcosina, No, però, no, ma è riuscire a vero, ma farci. è perché, cioè, sicuramente sono anche persone abituate a farlo. Poi io ho la mia idea che se tu su Twitch giochi, hai un sacco di skill in più nel fare questo. Cioè, se te giochi. Io, per esempio, già mentre gioco, se leggo anche la chat, io fermo il gioco. Non vado avanti perché mi distraggo da uno o dall'altro. Se invece sono incentrata sul gioco, alla È chat gli do strano un perché di solito occhio. le donne sono famose per essere multitasking, Sono un no? uomo, prof, gliel'ho detto, non ho il pene, ma sono un uomo. Cioè, sempre Giusto. pensato. Cioè, mio padre mi ha sempre detto il mio ragazzone, ecco. No, Così? scherzo. Mio campione. Valerio, altro che Valentina. Sono io. Vabbè, poteva dire Valentina, non so perché Valerio, però vabbè. Anche a Sarabanda leggevi la chat? No, cretino, lì non potevo leggerla. Ecco, lì ero molto a disagio Ma perché andrebbe non bene leggevo la chat. anche lo spam di emote, in realtà. Cioè, quando vedi che comunque la chat è Attiva. dentro, è attiva, già ti rincuori un po'. Quando la vedi ferma, dici, ok, sta succedendo qualcosa. Non lo Sì, io ho sempre paura che le persone s'annoino. so. Poi non lo so, tu hai Però. ricevuto il Twitch recap? Sì. Tipo, quanti messaggi sono stati inviati nella tua chat, quei dati lì? Io Oddio, come ce l'ho faccio a da qualche ritrovarli? parte. L'ho Cosa sta succedendo? sicuramente cestinata sta cosa, però. Beh, Olè! ma sì, ma perché vabbè, a me non me ne frega un cazzo di condividere sta roba. Tra l'altro, se vuole le dico chi erano i miei streamer preferiti. 341.000 messaggi in chat, questo canale. Non so gli altri, ma credo che sia una buona media. No? Aspetta, se cerco, magari cerco Twitch. Vai. Cioè, alla fine ha preso un arco che va da gennaio a ottobre, da quello che ho capito, neanche fino a novembre-dicembre. 341.000 messaggi per un canale come questo, ci cioè, possono sta, no? Pensavo che non Il c'è nemmeno quell'estremo. preepilogo? Un terzo di quelli DJ Taz.
è un terzo dei messaggi inviati nella chat di JTaz. Però JTaz fa 10 volte i miei numeri, raga. Come faccio a vedere il mio riepilogo personale? Che qui mi dà il riepilogo di Twitch. Che cazzo me ne frega il riepilogo cioè, di Twitch? Ce ne sono due. Uno perché sei streamer e uno perché sei utente. Cioè, non è male come dato. Cioè, siamo una chat attiva. Quest'anno che di solito manco spammiamo più di tanto. Se sono messaggi... Figurati se spammassimo. Però è vero, Titti non ha streamato per 2 mesi. Quello ha ragione, Cosma. Però vero. Devi considerare 2 mesi, no. Però tutto agosto sì. Di quando era, prof? Si ricorda? Di che cosa? La mail? Di una settimana fa? Ok. Io tra l'altro io ho guardato 1070 ore. Cioè, io ho guardato perché tanti hanno condiviso, no, queste cose del recap di Twitch, dei propri utenti che c'è. E ho notato che c'è o chi c'aveva tipo 7000 ore, 8, quelli sono proprio quelli Twitch is my life, tipo Alegrana, tu quante ore hai guardate? Però lei fa 2 ore, JTaz ne fa almeno 5-6, anche quello è vero, Alegrana Dunk. A volte attivissima, a volte proprio dead, hai ragione, questa è una chat un po' misteriosa. Tu hai avuto 5000, io ho visto gente che aveva anche 7000-8000 ore, tipo acceso 24/7. Cioè, ho visto che c'era, credo che la soglia sia 1000. Cioè, sotto i 1000 sei una persona sana, sopra i 1000 comincia... Quanti ne ha, prof, di messaggi, mi ridica? Io ho 341.000. Boia, allora, quindi io devo guardare... Il mio riepilogo Twitch 2022? Da streamer. Quindi, da streamer. Ah, ok, da streamer. Ore guardate. Dove sono i messaggi? 186.000. Questo è però che streami quando c'è voglia te. Vero. Questo è molto vero. Cioè, questo io ho 309 trasmissioni, Considerando è il primo dato, considerando che mancano quelli di novembre e di dicembre. Ah, cazzo, io 171. Boia, sì. Io 309, mancano 2 mesi e un anno è di 365 giorni. La metà. Raga. Non si possono vedere le ore, però. Cioè, solo le ore guardate. Che comunque, spettatori, i miei streamer preferiti sono... Tool... Chi è Pool? Tool. Ah, sono io, ti ringrazio. J-Taz. Olè, anch'io ce l'ho J-Taz. Top 1% di utenti in chat, da lei top 2% di utenti in chat, e gli altri non li dirò perché, insomma, fotti un cazzo. No, io sono top 1 in tutti, tranne che in uno, che dove non scrivo mai, che sono però al 4%. Ma okay. Se io viva la fazza, streami... Che è un canale che porta Apex, avevamo fatto anche della roba insieme, JTaz. Emote più usate? Emote più usate? Aspetti, nel mio? Lul, il cuore, mamma mia, che normi, scrivi anche normi. E poi... La mia emote, questa qua, aspetta, vediamo se la... Non so neanche dove sono le mie emote. Lul... Dove cazzo le trovo? Lul e cuoricino. Mi hai mando io, cioè. Lul e cuoricino. E la mia, non ce l'ho io. Perché non ho la mia emote? E insomma... Sei stata bannata, Nashira! Da chi? Da Twitch! Sono stata bannata da Twitch. La mia seconda emote più spammata era di Pions Studio. Rage. Top 1 in canali internazionali, in che senso? Ma perché Alegrana, devi sapere che c'ha questa passione di alla sera passare tutta la serata a spammare emote in canali internazionali tipo Forsen, no, SQC, quelle robe lì. Perché quelli sono canali, sono i canali americani dove la gente entra e perde la cognizione di sé e comincia a spammare roba. Non comunica verbalmente, comunica attraverso le immagini. Ma aspettate, ma io stavo guardando le emote che spammavano nel mio canale, non quelle spammate da me. Spammate da te? Cioè, nel tuo canale le emote più usate è Lul? Sì. Sì.
Insomma, la mia è la seconda, effettivamente, Lul, ridendo e scherzando. Beh, ma sì, ma dai. Però la prima più usata è la 2L, cos'è? Quella col cuore. Lul, fa zocchiolino. Anche io c'ho il cuoricino come canale. E poi la 2 Detective. Ma io non spam emote. Io c'ho il cuore. Cioè, tipo, il cuore è usato 1000 volte. Le altre 44 e 19. Perché ma io tu non c'hai dei dati mai così precisi? Io no, io sto guardando solo il file disegnato. No, c'ho scritto scheda. Emoticon più usate da spettatore. Abbonamenti regalati 10, probabilmente da lei, ecco. Olè. Sì, perché non li regalo mai. Perché vi fottete, insomma. Giusto. Ma non tutti hanno BetterTTV o 7TV o soprattutto guardano da PC. Molti io usano non il computer, cioè molti usano il cellulare. Quello è vero. Cioè, pensa a entrare in una chat tipo quella di Forsen dal cellulare. Capisci un cazzo, letteralmente. Non so. No, però io mi vergogno. Però le mie emote più usate da me: il mass mods, il mass cursed, il mass tifo, il mass sega e il mass nabo. Sono molto felice di questa cosa. Letteralmente un fanboy, prof. No, è che dal masseo spammo e basta, perché ormai non c'è più neanche bisogno di parlare. Ormai ho perso le speranze di poter comunicare verbalmente con le persone. Quindi uso solo immagini, pittogrammi, che forse quelle capisco. Le capiscono. Capisco, ha senso, più che senso. Vabbè, Tommy. Bello, bello. Però insomma, 1070 ore guardate, questo è un dato che mi preoccupa più che altro. In che senso? Che sono una marea, secondo me. Più di 1000 ore passate a guardare Twitch sono tante. Ho visto che c'è chi proprio ha 7-8 mila, e quello ok. Però beh, di solito ho visto persone... che la gente si divide, o quelli che seguono magari che hanno 100 ore, 200 ore in un anno, dice ok, me lo guardo quando mi capita. Oppure quelli che stanno proprio in una via di mezzo, 500-600, dice ok. Sei già uno che segue. E poi sono quelli bam, 1000, 2000, 3000. Io ho 1180 ore guardate, 314 giorni. Io 337 giorni. Boia. E tutto questo per me è tipo da giugno, perché prima non ci stavo mai su Twitch. Ah, quindi... Però in realtà io l'urco un botto. Cioè io lascio i miei streamer preferiti, tipo lei. E le statistiche confermano che lei è il mio streamer preferito. Così che vanno, cioè che stanno andando. Ah, perché voi usate proprio la roba, la metto in sottofondo e faccio il caffè. Io quasi sempre, cioè io sono pochissimo attiva. Cioè, ripeto, sono attiva da lei e da Titti per i primi 10 minuti. Poi lascio andare, faccio le mie cose, però ascolto. Se gioca Genshin Impact invece o Isaac del cazzo, vabbè. Muto tutta la live. Vabbè, non si può far più niente su sto piattaforma delle palle, però. Mi fanno schifo i giochi. Ma scusi, ma... Cioè, figurati che le categorie principali sono League of Legends, Genshin Impact, Apex. Lo so, ma non mi piace. Che si può fare? Mai giocato a League of Legends, Apex, non ci gioco da 3 anni. Genshin is my life, giusto? Cioè... Io metto in sottofondo, tipo a pranzo, in realtà, le live di Genshin o di Apex. Cioè, mentre mangio le lascio in sottofondo perché mi chillano, le guardo così. Quello sì. Ma altrimenti no. Se no le seguo. Però, ma già le piace scrivere in chat. Nel telefono o al PC? Come lo usa lei? Io il PC lo uso solo alla sera. O quando faccio le live o alla sera. Qua. Ok, quindi lei se le guarda dal telefono. Esatto. Io per esempio... Cioè, lo lascio qua... Io pranzo e sto cena, lavorando. Pranzo e cena raramente cioè guardo live, io le guardo solo dal computer mentre sto al computer, perché poi a meno che non ci sia veramente una live particolare che mi interessa, non me ne frega un cazzo, perché a pranzo sto con mia madre o mio fratello o la mia amica, e quindi cioè si tiene la televisione di sottofondo perché loro non seguono Twitch. Perciò si mette, non lo so, 4 ristoranti, 4 hotel di sottofondo e poi ci facciamo le nostre. Mi è capitato magari quando sono a pranzo da sola, che torno a casa all'1:30, quindi tardi, metto lei di sottofondo o metto un tic mentre fai la pasta. Esatto. Giusto. Esatto.
Però anche lì neanche a dire che ascolto, cioè guardo, cioè sento, però intanto faccio le mie cose. Faccio la donna, quindi avere cucino, un rumore in sì, sottofondo. È compagnia. Cioè, a me mi fa proprio compagnia Twitch. Poi è la nuova televisione, come la Sciura Maria che metteva la televisione mentre faceva le sue robe. Sì, esatto. Cioè, per avere una voce, per non stare nel silenzio. Per esempio, io oggi, dopo, insomma, quando stacchiamo, devo fare cose... Sicuramente mi metterò il telefono con le cuffie alle orecchie e continuerò ad ascoltare lei. O da chi va lei dopo, ecco. Non ho capito bene la scena, puoi ripetere. Cosa che non cosa è? Cosa ho detto? Io è vero, devo farmi fare il coach da Sabino. Di magari cosa? Di LOL. Bello, facciamolo insieme. È una delle mie categorie preferite. Mai giocato un secondo, mai visto un game in vita mia. Però è una delle mie categorie preferite. Perfetto. Ma perché mi piace tanto la chat? Cioè, io da utente vado in un canale dove posso scrivere. Paradossalmente, è più importante cioè la chat per come assolutamente. Per come sono io da utente che lo streamer stesso. Cioè, se c'è un bel clima nella chat e ci si diverte, sto molto volentieri, indipendentemente da quello che uno fa, a parte cose clamorose che dice ok, piuttosto mi cavo gli occhi, tipo Among Us nel 2023, ok. O Peggle, cose così, cioè proprio cose che io a pelle non sopporto, però altrimenti così. Cioè, a me piace scrivere, ma non tanto spammare, ma più scrivere, dire cazzate con l'altra gente, discutere di robe. Infatti, per esempio, dal Masseo. Il Masseo è un altro canale che io ho nel mio riepilogo, considerato che guardo veramente tre canali. Considerato che non streamo dal 15-18. Vabbè, io dal Masseo probabilmente avrò un sacco di messaggi, ma perché l'ha vista anche lei. Cioè, io lì mi diverto un botto. Ma infatti si sospende sempre. Vero? Anche questo. Punto esclamativo 104, nasci da Twitch. Cioè, ormai c'ho la macro. Tac. Da Titti uguale, però da Titti quando poi magari iniziano a giocare o a guardare i trailer, cose che oggettivamente non me frega un cazzo. Olè. Cioè lascio andare il contenuto, però magari i primi 20 minuti di live dove oggettivamente JTaz fa i trailer, le reaction ai trailer è il suo contenuto di punta. A me piacciono i talk show di Titti, però i trailer, ma non mi interessano in generale, cioè io non sono una che guarda i trailer. Esce il film al cinema, boom, vado a vederlo. Però sei andata a vedere Avatar. Sì, ecco che volevo chiederle, stata ieri sera. Ma ti è piaciuto? Che tutti mi hanno detto... Ni. Allora, poi io non sono nessuno, e di nuovo un parere di una donna. Non c'è bisogno che ce lo... No, non spoilero. Bello, indubbiamente bellissimo, cioè mi è piaciuto, lo riguarderò sicuramente, ma non mi ha emozionato tanto quanto il primo, ed era una cosa che per me Avatar doveva fare. Cioè io nel primo mi sono un botto emozionata, ci sono scene del primo che mi hanno proprio fatta belare, piangere. Ah sì? Giuro, davvero, mi hanno tantissimo emozionato, ma anche semplicemente quando muoiono gli animali nel primo, cose così. Il secondo, cioè io ho piagnucolato un po' alla fine, perché alla fine un pochino mi sono emozionata effettivamente, però non tanto quanto pensavo. Mentre la mia migliore amica, cioè ieri sera, da metà film, solo a piangere. Ah sì? Ma la trama a me dal trailer mi sembrava molto simile al primo. Cioè da quello che si è visto nei trailer sono tornati gli umani, la roba ecologista, la roba... E che cazzo devono far parlare se no, prof? Non lo so, un pianeta, può succedere qualsiasi cosa nel senso... Vabbè, ho capito, ma quello è il senso. Harry Potter, sono 7 film, 8 film dove parlano della magia e di Voldemort. Il Signore degli Anelli uguale, cosa si aspetta? No, ripeto, a me mi è piaciuto tantissimo. Poi vabbè, c'è da dire che, non lo so, scenografia, fotografia, ste robe qua... Però è vero, io non sono più andato al cinema dalla pandemia. Cioè da allora io non sono più entrato in un cinema, dal lockdown. No, io sono tornata a vedere Black Panther e questo. Sono i primi 2 film da tre anni, giuro, da 3 anni. I più maliziosi potrebbero dirti era meglio se stavi a casa, non uscire, a sto punto. Beh, a me sono piaciuti entrambi, poi a me piace andare al cinema. Ma poi 2 mattoni, ma sono 2 film che durano 3 ore. Sì. Sbam. Per questo mi piace andare al cinema, perché a casa non starei così attenta.
Poi mi piace, cioè ieri sera siamo arrivati presto, mi sono presa i miei popcorn, tutte le mie cazzatine. No, però devo dire che tipo Avatar lo guarderei al cinema, perché è proprio una roba da vedere al cinema. Il primo era clamoroso come effetti, immagino che il secondo uguale per quello che ho visto, e lì è il suo posto. Secondo 100 anni avanti. Poi è vero, molte volte quella parte è predominante sul resto, tipo anche sulla trama. Cioè uno esce dal film e dice wow, l'acqua che si contorce, scene incredibili. Ma cosa è successo? Non lo so. No, no, è vero, cioè da quel punto di vista, oggettivamente, ripeto, 100 anni avanti, cioè è incredibile, io l'ho visto normale, non l'ho visto in 3D perché gli occhialini non so dove cazzo mettermeli, perché c'ho due televisori e non un paio di occhiali, poi mi dà un botto fastidio almeno il 3D, proprio una cosa che detesto. La storia è bella, cioè mi è piaciuta, però personalmente non mi ha entusiasmata tanto quanto mi ha entusiasmato il primo. Questo... Vabbè. Poi, ripeto, io non sono un'esperta, io parlo per mio gusto personale. Quanti l'hanno visto qua? Appunto, sondaggio. Quanti ragazzoni qua sono andati al cinema a vedere grande Avatar 2? Però ecco, per me sono soldi spesi bene questi. Tanto quanto potrebbero essere soldi spesi bene per un concerto. E col bonus cultura, visto che ci sono tanti ragazzi qua in chat, potete andare sia al cinema che a vedere i concerti. Vero. Non vero, solo comprarvi vero. One Piece. Che non c'è nulla di male, però. Lo so, Green, però a me dà fastidio il 3D. Cioè, allora, guardando il film, ieri sera se ne parlava anche con la mia amica, e si è detto, cioè, se si fosse visto in 3D, sicuramente tutti gli effetti che già sono mega wow sarebbero stati turbo maxi wow. Però, regà, cioè, se devo guardare un film in 3D, cioè, un film solo per gli effetti non me ne frega un cazzo, e Star Wars? Non l'ho mai visto al cinema, Star Wars. Sei pazza? Giuro. Gli ultimi li ho visti tutto al cinema. L'ultima saga, l'ultima trilogia è vista tutta al cinema. Clamorosa. Io dovrei riguardarli tutti perché l'ho visti, ma non quanto mi ricordo. Fanno schifo a livello di trama quei film, ma da vedere al cinema tanta roba. C'è il combattimento senza spoiler, ma c'è quel combattimento sulla scogliera, sugli scogli con l'acqua, il turbinio, quella scena lì sono clamorose, ragazzi, secondo me. No, ma non voglio boicottarlo, però cioè vorrei tanto riguardarli, ma Tipo Star Wars è un'altra di quelle saghe che secondo me è fatto per essere visto al cinema, o comunque sì, con quel maxi schermo più grande che puoi, con tutto surround il più possibile, devi sentire. Secondo me anche il Signore degli Anelli anche. Harry Potter no, Harry Potter è da casa. Sì, secondo me è proprio da casa. Il Signore degli Anelli è molto da cinema. Da tipico televisore montato sopra il camino, come nelle case americane, che sei lì davanti al fuoco a vedere il film con la coperta così. Esatto, quella è Harry Potter. Una tazza di cioccolato e marshmallow. Che schifo, però porca maiala, c'è roba americana. Gusti americani. Esatto, Maggio, lì siamo io e te, amore, nel lettino. Siamo proprio io e te. Ah. No, si ride, si scherza, poi bisogna aprire. Sì, però ecco. Dai! Ma lei ha letto i libri di Harry Potter, prof? Allora, io ho letto il primo libro di Harry Potter, che me l'avevano consigliato, ma io ero già grandicello quando uscì. Cioè, andavo già, mi sa, in quarta superiore, tipo. Terzo, quarta superiore. Leggi qua, sta uscendo sto Harry Potter, sta spaccando tutto. Vabbè, Harry Potter e la pietra filosofale, è il primo. Leggiamo, una lettura molto scorrevole. Ho detto, una lettura molto per ragazzi. I primi tre, quindi sì. Mi sono fermato lì, ho detto, guarda, se ci avessi 10 anni in meno, dico sì. Io mi sono già letto Il Signore degli Anelli, già delle saghe fantasy di un certo peso. Ho detto, guarda, questa roba qua, ho visto il film. Il film. I libri sono troppo più belli, secondo me. Vabbè, a me i libri, a prescindere, mi piacciono un botto di più rispetto ai film. Soprattutto i fantasy. I primi tre sì, sono novelline. Cioè, i primi tre sono proprio scritte cucciolotte, così. Dal quarto, tra l'altro, il quarto film, personalmente, a me mi fa cagare il cazzo. Il Torneo Tre Maghi mi fa veramente schifo alle palle. Il libro mi è piaciuto un botto. Vedi? Sì. Perché è molto fatto molto meglio, secondo me. Poi vabbè, tanto
Per me è sempre così, non so per lei, però per me il Cioè, non lo libro so, è. cioè, come scrittrice, cos'è, la Rowling, la trovo molto, cioè, media. Adesso non è che c'è quella roba che dici, oddio, non è che... Mi fa Cambiato genio. spaccare il cervello quando lo leggo, nel senso, No, non so. per esempio, una Licia Troisi mi spacca il cervello. Capito, quando... Cioè, Sì, fa, la lei sì. racconta la sua, cioè, la sua narrazione, molto lineare, succede questo, dice così, cosa... Però rimane lì. Cioè, non c'ha quella... No, è vero, quei questo è verissimo. momenti conturbanti che ti spacca davvero il cervello e che lo devi rileggere e dici, oddio, cosa mi stai dicendo? Non Magari gli so. ultimi, però, ecco. Boh, un'altra scrittrice che sto leggendo adesso tantissimo è Sarah J. Maas, che è Sarah J. potentissima. Taz? Ah, Sarah J. Maas, la ok. sorella, Ah, è la la stronza di J. sorella. Maas. Ok. Come la Sì, sorella di sì, sì. Edoardo Magro. Ha scritto un libro la sorella del Ma il Massio. passiamo alla sorella. Sì. Che salutiamo. Clarissa, che saluto. Non Ha sapevo. scritto un libro, fantasy tra l'altro. Ad hoc. Punto esclamativo libro nella sala del Massio. Non sapevo. Questa potrebbe essere una cosa interessante. Farebbe piacere leggerlo. Sarebbe interessante ancora di più intervistarla. Dopo aver ricevuto una copia omaggio del libro, averlo letto, ovviamente, perché No, sennò. dopo averlo letto però sicuramente, dopo Quello averlo sì. letto. Soprattutto se è Questo. omaggio. Vabbè, prof, lei fa schifo, porca maiala. Beh, c'è pure Amy Holmes, ma magari glielo chiede. No? Boh, non Come so, boh. cavar sangue da una pietra, guarda. Ah, ok. Se scrivo un libro, prof, glielo regalo. Ho già il titolo, tanto, glielo dico Le sempre. mie Dalle memorie di. prigioni. Ah. Dalle memorie di una prostituta. Sarà la mia autobiografia. Ma in che senso? Va bene che ci hai detto all'inizio live che è un periodo che non capisci niente, però a Sempre sto punto. stato. Un mio obiettivo, scrivere un libro che si chiama così. Sì. Assolutamente. Capiamo nel Regà, senso. bisogna essere corretti, bisogna essere Ma come corretti. Beh, critica sociale o. prof, lei ha già detto due parole che You feel dirty. a malapena rientrano nel mio capolario, senza po'. Boh. Nel mio capolario. Boh. Palle, Spunti culo, tette, per dopo tutto, sempre dietro di te, non uscire, quindi... scopare. È vero, oppure spunti per scopare, ma quella sarà una rubrica, amo, quella sarà una rubrica che faremo, ma assolutamente sì. Mi sa, esiste veramente? Esiste un libro che si chiama Dalle memorie di una prostituta, incredibile, No, ma non c'è ce l'abbiamo Memoria più. di una geisha, quello sì. Che ha fatto anche il film. No, Conosco, ma non ho né mai letto né mai visto. bello, io ho letto sia il libro che visto il film, carino. Ok, Carino ci sta. come libro. E poi c'è, cos'è, i racconti del cuscino? Non conosco. O i racconti del guanciale di Shonagon, che è una cortigiana cinese di 2000 anni fa, quindi però è particolare, carino. Stavo per scrivere una battuta grevissima, ricordati della posizione che stai ricoprendo, moderatore del canale. No, non è vero, Si scrivila, può vedi? Ciao Don. ridere. Ciao Oh. piccolo Don, ciao Stellina. Hai Dunque. sbagliato? Ho letto sia il libro che visto il film, ad esempio. Doppio sogno, ad esempio, un bellissimo libro. Beh, Però secondo allora me lì è più forte il film. faccio una domanda. La sua risposta tanto già la so, ma me la ridia. Ma voi in chat leggete tanto? Lei legge tanto, prof? Sì, Io è secondo un me sì. periodo che ho smesso, però. No, Ma veramente? tutto con la pandemia, mi ha dato una botta. Con la pandemia. Si può dire che abbia un po' interrotto anche la lettura, sai? Non so come No. mai sia successa questa cosa qua. Prima leggevo tantissimo. Saranno 2 annetti che proprio poco, 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 poco. Ancora qua un libro che da 2 anni che devo finire. È sempre quello, Gita al faro di Virginia Woolf. È sempre lì, è sempre qui, ma non riesco a riprenderlo in mano. Leggo la chat di Twitch. Può contare, forse per quello. Sono regredito. Però in linea di massima ho sempre letto tantissimo. No, Cioè, ci proprio sta. bello. Però ho sempre letto quelle robe. Non tanto. Forse è un po' un effetto anche dell'università, questa cosa qua. Che mi è venuta. Dove sei abituato a leggere i saggi, a leggere. E perdi un po' il gusto del romanzo. Però. Leggo soprattutto libri di concetto, tipo, dove è come se ci si instaurasse un dialogo con l'autore. Che ti dice quello che pensa, la sua visione del mondo. La mia amica che studia lettere è uguale a lei, eh. Eh,
ha ripreso a leggere, perché lei siamo molto per il fantasy. Vabbè, lei comunque piacciono anche i romanzi, la letteratura vera, cioè tutte queste cose qua. No, ma anch'io da ragazzo ho letto tantissimo fantasy, quindi. E poi lei basta. Ha ripreso a leggere fantasy perché con l'università aveva smesso totalmente, quindi leggeva un po' come lei, solo cose più attinenti al suo percorso di studio e quant'altro. Quando le è venuto il Covid, quando lei ha preso il Covid, si è rimessa a leggere i fantasy e ora è ripartita tutto. Ma sì, ma poi una volta che ricominci, poi ritorna. Cioè... No, moge mai. È solo che manca quell'input lì. No, no, ci sta. Io, per esempio, ma neanche io c'ho mai tempo, però almeno 2 ore al giorno in 2 differenti momenti, quindi uno prima di andare a letto sempre. Bisogna ricominciare a fare queste abitudini qua, caspita. Ma anche perché mi concilia un botto il sonno, cioè penso che sia la mia miglior cura per dormire, o almeno per addormentarmi, e poi tipo verso le 5 mi prendo una mezz'oretta... E mentre magari mangio qualcosa e mi metto a leggere, proprio per un attimo crearmi la bolla di quel tot pochissimo tempo. Io invece quell'oretta la passo su Twitch, dovrei cambiare abitudini e ritornare alle tue, Nanshira. Però come Roby d'80, più o meno anch'io tra i 20 e i 30 leggevo tanto, poi sei andata a affievolire. È vero. Ah, ma questo ci sta, però per me è una cosa, cioè mi piace troppo. Cioè, mi ricordo, anche... tipo, scusami, però questa cosa, a 20 anni, 23-24 in realtà, cioè, ho passato un'intera estate, ma anche qualcosina di più, cioè ho passato tutto il tempo, cioè mi svegliavo la mattina e finché non andavo a dormire la sera, tipo leggevo Proust, ho passato tutta un'estate così a leggere tutta la ricerca del tempo perduto. E facevo solo quello. Cioè, proprio dentro così, esploso il cervello. Adesso, tipo, sarebbe... Sono quelle cose che non puoi fare più nella vita. Però è vero, io tipo, prima di andare a dormire, un'oretta o mezz'ora su Twitch. No. Proprio per farmi venire gli incubi. No, non riesco. Ogni tanto mi è capitato che magari non avevo per niente sonno, leggo, non mi prende sonno, allora... Il mio autore preferito, Zannino, così. Proust? Sì. Ma senti. Marcello Proust. Ah, Marcellone? Grande sì. Marcellone Proust. Marcello Proust. Insomma, però ecco, non ho... Anch'io sono ripartita a fatica, perché avevo smesso, cioè io... Anch'io ne... No, in realtà durante il primo lockdown è quando avevo ricominciato a leggere tantissimo, perché stavo chiusa in casa, quindi facevo veramente qualsiasi cosa, dal allenarmi, studiare, guardare film, serie, leggere, proprio le facevo tutte. E poi cosa è successo, Nanshira? Quando ci hanno riaperti ho ritrovato la socialità, quando ci hanno richiusi ho riperso la socialità, sono entrata in depressione, ho aperto il canale su Twitch e ho smesso di leggere. E però da un annetto ho ricominciato, però molto meno rispetto a prima. Però ecco, cioè mi sono imposta almeno una volta al giorno, se non sono 2 ore, però almeno una volta al giorno, mezz'ora, leggere sempre. È bello. Sì, perché poi mi fa bene, onestamente a me è una cosa che mi fa proprio bene. C'è chi non dice, vabbè, magari non mi cambia un cazzo, a me sì. Beh, ma anche solo 2 pagine in realtà. Sì, un capitolo, una cosa così, cioè giusto per... No, però ci sta, leggete, stronzi. Fa bene. Ciao Salvo. Diventate... Ciao Salvetti! Diventate acculturati. Ma anche perché a forza di leggere solo la chat di Twitch regredisci. Io mi sono accorto di questa roba qua. Cioè proprio regredisci in una maniera devastante. Dov'è lei, prof? Insomma. Vabbè, stesso dove stai te, per cui c'è perde. Sì, è vero. Però sì, effettivamente durante il periodo poi, soprattutto il lockdown, eccetera, magari noi, cioè noi parlo di me, però penso anche a tanti ragazzi, sono più spostati sul Twitch, robe del genere, no? Metti sottofondo... più che leggere, intrattenimento come evasione, più cacciarona, cioè quel bisogno di parasocialità, mettiamola così, forse è quello. Ci sta.
Guardi che questa chat è tra quelle col cui più alto di Twitch. Sì, perché ci sono i punti canale. Mo, tu ti fai sommelier del contenuto qua. Poi abbiamo visto, cioè, tutti seguiamo bene o male le stesse persone, quindi. Sono felice, sono felice, però. Non è che dobbiamo fare il club esclusivo, che è il club del cucito, è diventato, no. Ci divertiamo, tra cui anche qua, meno male. La D'Urso, bella, bella la D'Urso, un saluto, saluto. No, Twitch proprio no, non continuo a non essere una fan sfegatata di Twitch. Beh, vabbè. Però stai per fare una maratona di 12 ore, almeno? Sì, sì. Sì. Una o due volte l'anno lo concedo. Spero di farcela, sono sincera, spero di farcela perché c'ho ancora... 12 ore è chill. Sì, no, ma è semplicemente per la voce, perché c'ho ancora un grandissimo, fortissimo mal di gola, tosse e raffreddore, però... Ah, ti sei intasata? Boia, dalla scorsa settimana mi è venuta un'influenza allucinante, brividi, la morte, non lo so che cazzo è venuto. Sì. Billy Bella ospite? Oh, spoiler, dici tutto. Chi può dirlo? Sì. Ora metto una storia, tanto. Adesso metto la storia con tutto il coso. Sì. Ah, fai il reveal adesso? Ah, È arrivato il momento. Vabbè, ho già detto che c'è il prof ospite, con delle altezze reali, assieme a lui. È vero, possiamo dire, senza dire con chi, sì. Però è veramente strano. Perché è strano? Per quello che mi hai detto che vuoi fare. Ah, ok, per il topic generale. Cioè sono, diciamo, l'aiuto. È come quando mi chiamavi con Yoman. No, non c'era Yoman per cercare però di gestirlo. L'ho vista un po' come mio co-conduttore, cioè, sincera. Ma perché, cioè, mi piace parlare con lei di queste cose... L'avrei voluta assolutamente nella mia maratona, perché cazzo prof, cioè se non ce l'hai... Tra l'altro, spoiler, sempre... lunedì io non streamerò perché sarò ospite da te. No, mi sento in colpa. No, uguale, tanto, sta settimana ho streamato sempre, streamo pure sabato, domenica, che so, la macchina del contenuto. Quindi lunedì io non ci sarò perché sarò da nascere a Twitch. Scusate raga, l'hai visto? Una cosa gravissima. Si refunde il sub easy. Oh, l'ho appena fatto vedere le statistiche di Twitch. L'ho fatto... Boh, le riprendo, scusami, Ho fatto 309 trasmissioni. Boia, io ne ho fatte la metà. 171. 309 trasmissioni ho fatto, quest'anno. Ma che dite? Ve lo stimo un giorno? Fino a ottobre 309. Boia, prof. Quasi un anno intero, quasi tutti i giorni, cazzo. Non ho streamato 4 giorni quest'estate e poi una volta a settimana. Non sapevo tutto, ma senti. No, sì, vabbè, comunque a me piaceva. L'avevo messa a Zenny, ma non c'era il nome degli ospiti, non c'erano i nomi degli ospiti, erano solo le cose che venivano fatte, dei talk, vabbè, il topic si scoprirà lì per lì, non è che sì. Lo dico prima, però sì. No, sono molto contenta, sono molto gasata. Ho tantissima ansia, tantissima paura, ma vabbè, vediamo. Perché io ho l'angoscia che ci siano momenti morti. E siccome nell'ultima maratona non ci sono mai stati momenti morti, a me è piaciuta la mia maratona, personalmente mi sono divertita, sono sempre stata sulla cresta dell'onda, non ho mai avuto i miei ali di dire oddio cazzo sono stanca. Mi auguro che mi risucceda la stessa cosa, di avere le stesse energie, ecco. Non so, però penso di sì, ecco. C'ho la giornata. Ma stai prendendo qualcosa? Ti stai dopando? Cioè... No, ma comprerò la mia, come sempre, consueta Red Bull, che bevo solo no, esclusivamente... No, per la gola, per... Sì, boia, sto andando avanti a Brufen, Oki... Attenta! Tutte le medicine del mondo. Che qualcuno qua col Brufen si è fatto un mese di ospedale. C'è quasi morto. Quindi... Per fortuna non sono Jay Taz, sono nata normale, non sono nata speciale. Sì, posso tranquillamente utilizzarlo. Okay. Sto pazza, sì. Berrò la mia Red Bull. Solamente durante la maratona. Io ti consiglio magari un... tipo uno sciroppone, però tipo omeopatico, quelle robe da erborista, tipo il Per Michel. Non so se hai praticato. Non conosco. Il Per Michel, che è un beverone fatto con tutte erbe, tutte cose così, bomba.
Ma non si sente un po' che c'ho la voce diversa? Cioè, la vocione a uscire, La vocione, è effettivamente. vero. Sono proprio un totale ragazzo, sono un bel ragazzo oggi, dai. Ah, beh. No, non è ADV, ti posso garantire, amo. Se fosse ADV... No, non è Cioè... omeopatico nel senso che è acqua bagnata. Acqua di No, rosa. acqua di rosa, non è acqua bagnata, sono robe da erborista. Probabile, roba, probabile, probabile che morirò lunedì. Sì, tra l'altro martedì lavoro, quindi boh, Vabbè, non lo tu so sei in che tutta cazzo. matta. A che ora Sono finisce pazza. la maratona? Massimo mezzanotte. Massimo mezzanotte. Sì. Vabbè, Non allora più ci sta. tardi. Sì, no, no, anche perché dalle 10 di mattina, insomma, cioè, nel senso. Continuo a ribadire il fatto che non è il mio lavoro, quindi va bene la dedizione, la devozione e la Ma c'è il voglia. sub goal, occhiolino? Non lo so se lo metterò, perché se lo metto io lo voglio mettere che al tot di sub raggiunte Si fanno esco il altre 12 ore. dildo, Ah. esco il vibratore a fine live, per vedere Per se mi farti bagno. bannare. Olè, è come io quando se dovessi ottenere la partner, tipo, senza vibratore, però tipo faccio una live dove mi bannano di sicuro. Ok. Vorrei mettere, però non lo so, allo stesso tempo non lo so, non lo so, vediamo, Ma quale perché dei se lo tanti metterò... che hai, scusami, in uscire? Come? Ma quale? Ne ho uno Quello solo, prof. Ne proboscidale, ho uno quello. solo, facile facile. Ah, ok. Ho capito. 3000 gift nascerà. Per 3000 sub potresti anche vedermi nuda su Twitch, Vabbè, probabilmente, ci ma non siamo quasi, succederà. dai. Sì, effettivamente più o meno la cifra è quella adesso, più o meno la cifra è quella. Io farei un counter delle volte che ti chiedono perché urli? Se arrivi a 3000, perché urli? Si fa almeno un'ora in più. Ma cazzo, prof, non si faccia venire strane idee e non le dica Ma davanti a sì, ma tutti. buttila in caciara, la Ma cosa neanche per bella. Se scherzo. deve essere una roba, No, 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 oddio, devo provare qua, alle 11 c'è questo, a mezzogiorno c'è questo. Ma che è? no. Proprio Sono anche un la po' persona zero caciarona. organizzata nella vita, ma per le maratone deve essere tutto minuziosamente pronto. Sì. Vedremo È lei. anche madre Nashira. Azz. Sì. Staremo tipo 2 ore insieme, io e mia madre. Sì, perché cucineremo un menù completo ricco di Toscano. pietanze. Ok. Posso dire, non so se, non penso che sia toscano il nostro menù, però, boh, mia madre voleva fare roba toscana e gli ho detto no, ma rotto il cazzo te la toscana, ecco. Quindi ho scelto piatti che a me piacciono un sacco. Potresti fare, sai Alcuni. anche cosa? Una parte IRL. Passeggiata defaticante. Allora, io l'ho sempre fatta la IRL nelle maratone, ma non ce la fo, sto male e fa troppo freddo fuori, cioè c'è Hai il tempo ragione. troppo brutto. L'avrei fatto, però se ci fosse stato il sole, non dico il caldo, però il sole sì, ha messo completamente diluvio universale per tutti quei giorni, non ho cazzi, cioè non mi posso ammalare, cioè devo lavorare, ecco, mettiamola così, e non posso farlo da casa, non posso lavorare remoto. Non Sta. è risotto al zafferano sumo, no. Però sì, Doc, sì. Però vabbè. Niente. Vedi, Vedrete. tutti a fare le maratone natalizie, vedi, bravi. No, beh, natalizia. È che semplicemente non ho potuto farla prima, ecco. Perché poi tu vai in vacanza, fai le vacanze di Natale? Da Twitch dice? Nella vita, nel senso Ah vai a no, non ci sciare, va. vai da qualche Ma parte. dove cazzo vado, prof? Vabbè, Ci io sono sono qui per sempre piangere. qua, sto sempre a piagne, quindi. Zitto, Falcon, zitto, zitto. Zitto, quella è l'ansia più grande. Ah, Quella è magari l'ansia più qualcuno, grande. ma molti ci vanno, durante le vacanze di Natale, magari si fanno un giorno, 2 giorni, si preparano, uniscono Natale, Capodanno. No. No, zero. Ma Io io non farò niente, lavoro. ragazzi, io farò le mie Io solite 2 ore lavoro. di live al giorno, tranne Natale, e poi mi sa. Forse Natale il Sì. 26, addirittura, che sono festa. Poi a parte quello, streamerò sempre. Vediamo se c'entra Zenni, vediamo se c'entra. Forse ci entra una scribolata, forse ci entra. E Le vacanze le fa niente. il meccanico di Nashira. Ah. Vero, vero. Con quello che gli ho dato di soldi per la macchina, lui va. Probabilmente si compra un'isola dei Caraibi, probabilmente. Però vediamo, potremmo puntare anche a Bora Bora in Australia. Vediamo un po', lo risentiamo comunque, lo risentiamo. Giochesse. Ma hai rotto il cazzo, Falconieri, giuro ti ammazzo. E non per scherzo, scusi, prof, un piccolo contenzioso tra me Sì, e ma mio fratello. tanto Nashira Twitch ha un suo canale di Twitch. Altro che maratona, la Vediamo se mi maratona. bannano prima della maratona, farebbe ridere, Esatto. farebbe un sacco ridere.
Comunque, dottore, io vi devo abbandonare. Brava. Devo abbandonarvi, sì, perché è giunto la mia ora di morte. E devo capire se posso uscire di casa o se sta ancora diluviando. Perché tu non hai ancora la macchina, non ce l'hai adesso? Sì, no, ma è Ah, che devo ok. fare commissioni, però se diluvia vado più tardi, insomma, tutta una serie di Cioè, incastrare gli cose da impicci, ho fare. capito, ho capito. Sì. Grazie, grazie mille per essere stata dei nostri in uscita Twitch. Grazie a voi e ci vediamo lunedì, caro il mio prof. Ci La vediamo lunedì. ospito a casa mia. No, Ricordamelo. Assolutamente. prof, le do due schiaffi, Ma porca soprattutto, maiala. ma noi dove ci troviamo? Che non mi hai detto una fava. Quello poi, domenica, prof, manderò a tutti dove ci troviamo e come ci troviamo, a che ora ci troviamo. Non si stia a preoccupare. Tutto qui Perfetto. dentro. O domani o domenica, comunque, non c'è problema. Ciao. Sì. Ciao, amori, bacini, ciao, Ciao, profi. ciao, ciao, ciao. È andata? Ma va la maratona, ma che maratona. Io non mi presento. Ah, sto scherzando.